Primo dato mi sembra quello che tutti hanno assodato, cioè sia a livello nazionale che a livello lombardo un forte ridimensionamento del Movimento 5 Stelle. Dopodiché emerge soprattutto in Lombardia la forza di una proposta chiara di centrodestra e questo ribadisce anche la nostra collocazione come Lombardia Popolare nel centrodestra. Lombardia Popolare ha certamente dimostrato una consistenza a Legnano, a Monza e anche in altre realtà minori. E là dove si fa una proposta chiara, moderata, questa proposta vince. Il comune più grosso della provincia di Varese, Cassano Magnago, ha visto la vittoria di un candidato sindaco di Forza Italia e di Lombardia Popolare che aveva contro sia la Lega che il centrosinistra. Quindi la proposta moderata vince, la proposta populista molto meno.